Ciao ragazzi e bentornati su Itinerari di Pesca con una nuova IDP Review. Quest'oggi andremo a parlare di un attrezzino da traduttoria che mi avete richiesto tantissimo di farci una review e quindi vi accontenterò. Vi ricordate qualche mese fa che ho acquistato per una canina da traduttoria, vedete questo? Per cominciare, per vedere un attimino come andava, e acquistai due elementi, un elemento di una nota marca italiana e poi mi fece arrivare dalla Cina questa piccola cannella chiamata Aduliesca. La paghi 18 euro e dissi, ma 18 euro cosa sarà? Vediamo le caratteristiche tecniche. Questa piccola canna da pesca viene distribuita su AliExpress da Sea Chaser. La lunghezza di questo attrezzo è 1,68 m. È naturalmente una canna da spinning light e ultra light per la pesca della trota in trautaria. Ci permette di lanciare esche dai 2 ai 6 grammi di peso. Per quello che riguarda la lenza che possiamo utilizzare sul mulinello, va dalle 3 alle 7 libre. Il suo peso si aggira intorno ai 78 grammi. Questa canna da pesca è composta in carbonio. La sua impugnatura è molto stabile in materiale EVA, che ci permette una presa salda. Gli anelli sono monoponte e con interno in switch. La troviamo in due colorazioni, blu, come quella che abbiamo preso noi, e rossa. La flessibilità e il design accattivante di questa piccola spinning rod ne fanno un altro best buy made in Cina. Che dire ragazzi, sono rimasto meravigliato dalla semplicità di questa cannetta da pesca, ma dalla potenza, da come si è comportata in pesca con trote anche d'Italia. L'ho portata pescando basso, ci ho agganciato un luccio, è stato veramente divertente pescare con questa cannetta. Semplice ma allo stesso tempo molto ben rifinita, una dovizia in particolare che è impressionante, una robustezza meravigliosa, ottima sia l'impugnatura, leggerissima, flessibilissima, legata in maniera maniacale. Io non so che dirvi ragazzi, è un oggettino che secondo me 18 euro io penso si siano sbagliati. Penso si siano sbagliati a metterla in vendita ad un prezzo del genere. Una pari prezzo presa in Italia e ho tenuto in mano canne da pesca di altissimo livello, l'ho fatta sentire anche a pescatori di spinning di alto livello, e avrebbe un prezzo veramente, veramente molto più alto. Poi sicuramente ci sarà qualcuno di voi che dirà: possibile che questi parlano sempre solo il pacottiglio cinese? Ma questa volta, amico mio, ti sbagli. Questa è una top di gamma 100%. Ci metto la faccia sopra. Quindi qual è il voto che do a questa spinning rod dal prezzo impressionantemente basso? IDP più, se lo merita al 100%. Me l'avete chiesto in tanti di recensirla proprio perché vi siete resi conto che era un oggettino che valeva la pena. Detto questo ragazzi, che dire, questo è l'oggetto. Se volete sapere come acquistarla, vi ripeto, non ho codici promozionali per questa cannina da pesca qua, ma se lo volete acquistare vi posso ricercare nuovamente il link su AliExpress. E niente, che dire, se il video vi è piaciuto vi ricordo come sempre di cliccare mi piace, commentare, condividere, iscrivervi al nostro canale e di venirci a trovare un po' su tutti i nostri social, che siano essi Facebook, YouTube e quant'altro. Ci trovate come Itinerari di Pesca o Itinerari di Pesca Italia. Vi ringrazio per aver visto anche questa review e vi ricordo come sempre il nostro motto, catch and release.